prima di iniziare il video, quindi questa breve intro, mettete mi piace al video, subito, subito, prima di vederlo. Eccoci qui con un nuovo video ed è un video spacchettamento fit, lo chiamiamo spacchettamento fit. Iniziamo con Fit Bakery, che ho conosciuto su Instagram tramite Silvia Fashion, dove praticamente lei ha aperto questa pasticceria a Forlì e prepara tutte cosine lei, questa ragazza, con tutti i prodotti naturali, buoni, fit, e lei mette anche la tabella nutrizionale. Stava tutto in questo saccone, quello che ha fatto lei. Allora, pancake al doppio cioccolato, ogni pancake ha 392 calorie, 13 grammi di grassi, 47 di carboidrati, 21 di proteine, 5 di fibre e 2 di sale. Lei l'ha fatto, allora, da consumarsi entro il 20, c'è scritto. Forse entro il 20 neanche lo congelo allora, perché oggi è 12, quindi uno a colazione un giorno, uno un altro. Poi questo invece ha 381 calorie, 11 grammi di grassi, 49 di carboidrati, 22 di proteine. Questo è gusto pizza, così lo riempio di affettati e ce lo pappiamo. Poi mi sono presa, io in totale ho speso meno di 30 euro, questi muffin. Ogni muffin ha 87 calorie, 3 grammi di grassi, 11 di carboidrati, 4 di proteine. Queste le ho prese muffin mele e noci, e di qua invece muffin pistacchio e cioccolato, 80 calorie, 13 grammi di carboidrati, 3,6 di proteine. Poi ho preso con un'offerta, perché ovviamente erano dei cesti natalizi e quindi erano super scontati, considerando che siamo aprile, quindi a lei erano rimasti, diciamo, in ovviamente in magazzino. E vediamo un po', innanzitutto il pacco è graziosissimo. Ora lo dobbiamo aprire magari. Ma poi non vi dico, per portare il pacco a casa, perché non sono fatto arrivare al lavoro. Poi ovviamente sotto casa non c'era posto, il posto si è liberato non appena io ero con tutti questi pacchi arrivato ormai al portone. Al che dici, vabbè. Allora, perdonate il rumore, quindi abbiamo questo shaker della Food Spring. Sono contenta perché quello mio si chiude male e poi non ha dentro la pallina metallica, non questo. Questo non l'ho mai avuto. Vediamo un po' come mi ci trovo. Già, se lo sapessi inserire sarebbe tanto. Io odio abitare, abiterò dopo bene. Quant'è? 500. Poi fiocchi d'avena. Poi abbiamo della Food Spring. Ah, ok. Dosatore, ma di questi ne ho comunque tanti. Poi così provo prodotti della Food Spring. Questo è un burro d'arachidi fatto da lei, basettino. Poi abbiamo Instant Whole Oat Powder, quindi avena istantanea con dolcificante. Ecco qua, avena integrale istantanea con edulcorante, sapore di cioccolato. Abbiamo le whey al cioccolato della Nutrition Plus, della Prodis Real Whey, 100% proteine. Le whey di Food Spring, così le provo, le posso dire di provare queste whey tanto osannate, anche se io per il momento, quanto sono solubili quelle del Decathlon, che costano poco, nessun'altra. Abbiamo qua Vanilla Flower, quindi della Prozis, questo dolcificante. Ora vi faccio vedere bene le whey. L'Energy Bar, banana e
mandorla della Prozis, fate vedere le whey fragola, whey cocco, whey della Prozis, avena istantanea della Prozis e questo qua. Poi sempre da lei ho preso 3 pacchi da 1 chilo ciascuna di fiocchi d'avena, diciamo che per un po' col porridge staremo a posto. Invece ho preso da l'unica cosa di Fit Bakery è che bisogna aspettare, perché io ho fatto l'ordine il 3, mi è arrivato oggi che è 12, perché ovviamente lei fa, quando si ordina nella sua pasticceria, se ordini Prozis, perché lei rivende anche questi altri marchi, allora ci mette di meno, ma se tu ordini un qualcosa dalla sua pasticceria ovviamente devi aspettare di più, minimo 10-15 giorni, c'è scritto nel sito. Da bulk powder ho preso invece, sempre per 30 euro, allora in totale questi omega 3 che sto terminando una scorta che avevo comprato all'S Lunga, un multivitaminico che sono i miei integratori, poi ho preso però di nuovo come integrazione il magnesio che non avevo mai, che non ho mai assunto diciamo nella mia vita, poi ho preso questa avena istantanea 1 chilo senza aroma, poi ho preso farina di patate dolci, ero troppo curiosa, non l'avevo mai vista in nessun sito, ho fatto un pancake epic fail perché solo farina di patate dolci non si addensa, è un po' tipo la farina di cocco per farvi capire, quindi molto molto solubile, che assorbe molta acqua e non si compatta. E poi ho preso gli aminoacidi essenziali che non avevo mai comprato, che ho usato però prima dell'ultimo allenamento, devo dire che funzionano, ma puzzano e diciamo il sapore è pessimo perché l'ho preso senza aroma. Ora non so se magari mi ci abituerò, perché comunque, ripeto, funziona, però il sapore è pessimo. Se avete visto le mie storie su Instagram lo sapete già. Basta ragazzi, quindi il video termina qui, spero che vi sia piaciuta questa panoramica e di prodotti che ho acquistato in questi vari siti. Se avete siti di integrazione sportivi da consigliarmi ditemelo, che sono tutto orecchie, e basta, noi ci vediamo al prossimo video.